Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Gianmarco. Oggi siamo qui con un nuovissimo video su Total War Arena. E nulla, utilizziamo sempre i romani come al solito. E probabilmente oggi ci apriranno l'ano. Dico stronzate. Allora, ci troviamo con sempre con Germanico. Come vedete, ah no, ancora non li hanno sbloccati. C'è scritto free, cioè Vercingetorige free, Arminio free. E non possiamo prenderlo. Ok, va bene, bello, bel gioco, bellissimo. Ok, allora usiamo i romani come al solito, è sempre le nostre tre solite unità perché non abbiamo sbloccato una ceppa di minchia. E cerchiamo. My enemies will know me and despair. Bravissimo. E qua ci metterà i secoli dei secoli, amen. Quindi probabilmente perderemo la vita durante la ricerca di una partita. E vabbè, ci vediamo appena trovo una partita. A dopo. Bam. Raga. Passati 20 minuti, siamo ancora al 76% della ricerca della partita. Io non ho parole. Ok, l'ha trovata. Ok, session setup. Cioè, vabbè. Oddio, non mi era mai capitato perché solitamente 5 minuti, vabbè, trovavo, ma 20 minuti, cioè sono andato di là, sono tornato, ho messo in carica la GoPro. Ma cos'è sta roba? Ok, battaglia di maratona. 10 contro 10 come al solito. E noi ovviamente sempre con l'impero romano, a parte come tutti, perché come vedete hanno tutti i romani e i greci, vabbè. Se qualcuno sa come utilizzare Vercingetorige Arminio, scrivetelo nei commenti perché io ancora non l'ho capito e non vorrei che sono bloccati perché è una beta alfa, una closed alfa e quindi non li hanno ancora messi. In caso, boh, ditemi voi, non lo so. Vabbè, ci vediamo sul campo di battaglia. A dopos, bella. Raga, ci siamo. Maratona, mappa stramba, perfetto. Io direi di prendere il posto number. Ah, il primo non lo prende nessuno, no? Vabbè, lo prendo io, dai. Play. Vabbè, quindi battaglia di maratona. Qui c'è uno sbarco imponente di navi. Vabbè, questa è la nostra base, questa è quella nemica. Noi dovremmo cercare di conquistarla. Allora, c'è questo fiume che è forse un pochetto a vantaggio dei nemici, poiché i nemici si schierano qui in posizione difensiva. Disegnano i piselli, vabbè, vabbè, dai, che cazzo. La gente non si regola. Allora, secondo me questo fiume è a vantaggio dei nemici perché si piazzano ancora che continuano. Si piazzano praticamente qui al guado del fiume o qui sopra e sparano le frecce mentre noi attraversiamo. E siamo lenti perché camminiamo nell'acqua con le armature. Quindi è una cosa un po' da pezzi di merda, però ci sta fino a un certo punto. Ok, questo che ha preso i scorpioni. Gli scorpioni grechi, ok, greci. Greghi, vabbè, grechi non si può sentire. Grechi. Questa è unità greche. Attenzione, unità greche. Allora, muoviamoci qua. Calcolate che, cioè, le uniche partite che ho fatto a questo gioco sono quelle che ho recato su YouTube, quindi faccio veramente pena, cioè metto in dubbio la mia bravura, se così si può chiamare, la mia bravura sui Total War, ma bravura, oddio, un parolone. E vabbè, comunque volevo approfittare un attimo per dirvi che domani uscirà Batman e probabilmente se tutto va come deve andare lo prenderò al day one, quindi probabilmente no, probabilmente farò dei video su Batman. Devo dire che è un gioco che aspetto da millenni, cioè da quando prima che morisse, cioè prima della fine dell'impero romano io già pensavo a Batman, quindi pensate un attimo la mia situazione adesso com'è, finalmente si sta avverando le mie preghiere si stanno avverando, quindi speriamo bene. Ok, vedete come va a finire, sempre io da solo avanzare, sempre, sempre, i nostri tutti vanno a quel paese a destra. E nessuno viene a dare una mano, questo fermo. Che cosa mi rappresenta? Ora mi trovo tutto l'esercito nemico contro e perdo, è ovvio, cioè è normale. Vabbè. Quindi direi, schieriamo questa unità sul fianco destro. Magari riusciamo a prenderli sui fianchi quando ci attaccano. Anche perché tanto oramai ci attaccano, già lo so. Ok, no, più avanti mi sa perché. Sì, per forza più avanti. Buono, buono. Ecco i nemici, ok. Se qua sono. Oddio, però lo scorpione non so quanto possa danneggiare le unità nemiche. Ho i miei dubbi a proposito.
proposito di questo. Ok, qui ci sono delle unità nascoste. Meglio dire di avanzare e di beccargliele da qua. Ok, vediamo un po' se siamo agitata, così iniziamo a rompere le bolse. Ecco, ok, no, fuga. Usiamo la carica per scappare. Ok, benissimo, carichiamo. Posto, dai. E ora gli carichiamo le retrovie. Dai. Anche se vabbè è un massacro, perché adesso ci arrivano anche questi che ci attaccano, infatti. Perché io mi ritrovo sempre contro tutti, tutti e tutti, no? E quindi è ovvio che... Cioè, vabbè, qua i danni un po' io l'ho fatti, però ecco, mi attaccano sulle retrovie. Perché guardate contro quante persone sto giocando da solo. Cioè, voi rendetevi conto se è possibile che tre unità battano 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità, 7, perché una è nascosta nel bosco e sta scagliando. Cioè, voi rendetevi conto, non è impossibile, è una cosa. Eppure, vabbè, vincono, va bene, bello, bel gioco, bellissimo. Do you wish to exit the battle now? Yes, perché due palle, tante ci stanno facendo. Ok, il mio comandante è ancora in battaglia, le solite cavolate. Ok, io direi di prendere Leonida, che è un maledetto. I bow proprio before no man. Vediamo un attimo. Ok, questo craftsman. Oddio, non so cosa. Ah, forse con qualche macchina d'assedio per te. Ah, quella macchina che aveva quel tizio prima, quelle specie di scorpioni, sì. Oh no, sì, poi sono, vabbè, le balliste. Vabbè, però c'è roba forte. Per tasti reali, vedete? Anche i greci hanno delle unità veramente spacca sederi. No, per ora abbiamo gli scarsi, i scarsoni qui. Anche se aspettate un po', No, non serve a nulla. Vabbè, giochiamo contro il livello 1, vediamo un po' come va. Siamo sul campo di battaglia e solita mappa. Solamente questo giro, già mi hanno fottuto il posto. Io mi metto qua, anzi no, mi metto qua e campero, perché mi sono rotto di lasciare io e voglio vedere gli altri cosa fanno. E intervengo ovviamente, perché fare sempre la parte del finto tonto che si fa ammazzare subito l'unità, dopo un po' mi fa girare altamente Air Kaiser. Quindi cerchiamo di fare un attimo i seri e vediamo come si muovono i nemici, gli alleati dei nemici. Oddio, cosa dico? Mettiamola davanti e muoviamoci, facciamo una formazione. Non so se si può fare, ecco, a proposito, si può fare formazioni? No. Bello, bel gioco. Vedete il nostro lato che rimane fermo? Bene, resto anch'io fermo perché mi sono rotto, cioè. Anzi no, si muovono un po', vabbè. Allora andiamo. Allora, ok, andiamo verso il centro, tipo così, dai. Sì, ci piazziamo così, dovremmo avere una buona posizione perché abbiamo gli arcieri davanti, unità con spada qui sui fianchi che possono intervenire subito. Sì, dai. Ah, ok, si muove anche il nostro alleato, ecco. Ho dato, diciamo, l'inerzia, ho tolto l'inerzia iniziale che c'era e si sono mossi tutti alla fine. A posto, sono mai arrivati. Solo che i nostri arcieri non hanno visibilità, quindi direi di avanzare un attimo con le truppe di terra, cioè con le truppe di fanteria con lancia, perché sono milizie tra l'altro. La foresta toglie la velocità di circa l'80% alle truppe di fanteria. Ora gli massacro. Ah, frecce incendiarie. Dai, all'attacco. Massacrateli tutti. Una mano. Ok, sta arrivando anche il nostro alleato. Ottimo. Siamo in una buona posizione, raga. Però ci attaccano questi sul fianco. Oh no, mi sa di no. Dai, ce la possiamo fare. Se passiamo i nostri alleati a rinforzare un attimo qua il perimetro, ce la possiamo fare. Mettiamo altre frecce incendiarie. Vai, frecce incendiarie. Yeah, via. Altre frecce incendiarie.
Altre frecce incendiarie, ho detto. Olè. Stanno ritirando, si stanno ritirando, ottimo. Solo porca miseria, qui c'è un botto di roba. Però forse stiamo tenendo. Abbiamo finito le frecce incendiarie. Qui però ci stanno attaccando, arrivano altri due nostri alleati. No, 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 una mano. Non posso neanche scrivere perché se mi metto a scrivere perdo troppo tempo. Perché si ritirano? Perché si ritirano? No! Abbiamo vabbè. Vedete le grandi stronzate, ecco, adesso arriva questo, adesso. Tempo che ci accerchiano e poi arriva. Via via, fuga con gli arcieri. A posto. Schiagliamo un po' di frecce adesso. Qui ammazzo i giavellottisti. Guardate gli arcieri qui da dove scagliano, dall'acqua. Cioè, cose strane. Prendiamo gli arcieri pure. Dai, facciamo un po' di danni. Qui abbiamo bloccato le unità. Ma la situazione non è male. Guarda l'unità, eccola. Abbiamo massacrato gli arcieri praticamente. O almeno sembra. Sì, gli abbiamo massacrato gli arcieri. Spariamo contro queste truppe. Dai. Ci arrivano da dietro purtroppo. Dovrebbero essere morti tutti all'incirca. Sì, saranno rimasti 20 uomini. Poca roba. Altre unità, cioè assurdo, ci sono altre unità, vabbè, massacriamoli anche qui. Però c'hanno i giavellottisti dietro, siamo finiti, raga. Siamo finiti proprio. I nostri arcieri invece come stanno messi? Stanno scagliando una botta in faccia. Cioè questa unità sta facendo i danni. Solamente ecco, adesso ce l'ammazzano sicuro. No, mi hanno caricato gli arcieri. In rotta, cavolo. Cavolo. Se qui si danno una mossa e si muovono con queste truppe di terra, darci una mano, però vedo che non si smuovono perché hanno paura di far danni. Quindi restano in difesa della base. Però questa unità sta a fare un macello pauroso. Quanto mi ha ucciso? Non so da dove si vede adesso, ma. Mamma mia, hanno fatto un massacro vero. Aspetta, adesso li prendiamo anche questi da dietro. Corsa. Dai, prima che gli arcieri ci tirano. Sbom! Danni. Ottimo. Li abbiamo massacrati sulle retrovie. Ora gli carichiamo pure sta roba. Potremmo caricargli ste robe oppure andare a avanzare verso la loro base, però ci sono degli arcieri che ci rompono, quindi direi ritiriamoci un attimo, così ci riorganizziamo con i nostri alleati e ci muoviamo un attimo poi tutti insieme. Carichiamo di qua. Hanno dei giavellotti. No, obliti. Milizia di obliti. Però si sta schierando con gli arcieri, a posto dovrebbe essere andata. Vediamo quanto i truppi hanno in difesa. Un po'. Due unità. Vediamo un po' se. Tre. Forse anche qualcuno in più perché hanno ancora 800 uomini. Quindi. Ok, ecco perché hanno ancora 800 uomini. Adesso ho capito. Adesso stiamo prendendo la base, non gli è rimasto più nulla. Se non queste poche unità con spada che ha. Quindi direi che la partita è giunta quasi al suo termine. Intanto sto registrando 30 minuti di video, cioè una cosa paurosa. Anche se penso che il video finale verrà più corto perché taglierò una cifra di parti, perché ovvio, cioè sono delle parti magari più noiose, altre più carine, eccetera, eccetera. Vittoria! A posto, base catturata. Anche se comunque avremmo vinto per la quantità di unità, cioè erano rimasti 300 uomini, quindi era vinta, cioè cavolo. Bonus 200%. Ah, c'è il bonus 200%. Ottimo. Ok, possiamo uppare il nostro generale. Hold the line. Figo. Bello. Mi piace. Mi piace. Non posso. Non è mappato. Cioè. Ah, livello 2, ok, a posto. E vabbè, ragazzi, io vi invito a lasciare un mi piace. A farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. E iscrivervi.
E nulla, da Gianmarco è tutto. Ci vediamo al prossimo video con Total War Attila probabilmente. E nulla, alla prossima. Bella, ciao.